Buongiorno a tutti amici di YouTube, io sono Fabrizio Civò, vi do il benvenuto a questo nuovo video su Fusion 360. Allora, come accennato, oggi andremo a vedere come prendere le operazioni che siamo andati a realizzare e convertire questi percorsi utensili in linguaggio di tipo G-Code, utilizzabile dalla macchina per far muovere l'utensile. Benissimo, di per sé non è una cosa complicatissima, purtroppo ritengo che Fusion 360 ancora non supporti al meglio le operazioni di tornitura. In effetti, se andiamo nel pulsante appropriato, che è il Post Process, che troviamo qui in alto, lo clicchiamo, troviamo tutta una serie di parametri da configurare per la nostra macchina. Vedete che in particolare poi abbiamo dei settaggi già specifici per tutta una serie di macchine, di prodotti esistenti. Queste qui immagino siano tutte frese di tipo professionale, che possiamo selezionare in maniera da utilizzare i dati dei percorsi che abbiamo creato e esportarli in maniera ottimizzata per queste macchine. Ora, qual è il problema? Che noi abbiamo lavorato per asportazione di trucciolo in tornitura e qui, da quello che mi sembra, ci sono solo esclusivamente frese. Adesso non le ho provate tutte perché io purtroppo non conosco tutte queste macchine, quindi dovrei veramente effettivamente andarle a provare una ad una. Per cui che cosa succede? Se io ovviamente prendo una fresa e gli dico creami il G-code per questa operazione di tornitura, ma per una fresa chiaramente fallirà. Quindi vedete, adesso gli vado a dare il nome di questo programma e vedete che fallisce. Vedete, mi dice ci sono errori da tutte le parti e in particolare vedo qui che ad oggi, che siamo a luglio, agosto 2016, a quanto pare ancora non è supportato la generazione del G-code per quanto riguarda la tornitura. Per cui quello che io farò adesso è passare a un caso in fresatura che ancora non abbiamo visto, ma diciamo che arriviamo esattamente allo stesso risultato, chiaramente avremo una macchina diversa, e vi faccio vedere di che cosa si tratta. Un'ultimissima cosa ancora legata alla tornitura è la possibilità di generare un foglio di setup. Se clicchiamo invece, infatti questa opzione, che cosa succede? Fusion 360 ci genererà una sorta di riassunto della nostra operazione di tornitura. Molto utile, ad esempio, da far vedere all'operatore della macchina, che così inizia a capire quali sono gli utensili che devo utilizzare, qual è la geometria del pezzo che bisogna realizzare, queste cose di qui. In effetti vedete che in primo piano abbiamo appunto la forma del pezzo, abbiamo tutta una serie di informazioni legate al grezzo, le sue dimensioni, vi ricordate queste qui erano quelle che avevamo impostato noi, alle dimensioni del componente una volta che è stato tornito, e questo potrebbe essere anche ad esempio utile per fare una verifica dimensionale. Ad esempio andare a vedere se abbiamo una deflessione eccessiva, quindi qui abbiamo le dimensioni sul diametro, quindi 64-21, lo andiamo a misurare, misuriamo che è 70, chiaramente c'è qualche problema e ad esempio abbiamo considerato male la deflessione, ad esempio. E poi c'è l'elenco di tutte le operazioni con tutti gli utensili che andremo ad utilizzare, quindi ad esempio vedete che il tools, abbiamo il tools T1, T2, T9, T11, poi come questi tool si chiamino, francamente non ve lo saprei dire. Comunque, vedete, abbiamo quattro utensili da utilizzare e verranno utilizzate per fare sei operazioni in totale. E poi ci sono tutta una serie di parametri che ormai noi avremmo dovuto iniziare a conoscere grazie alle lezioni di teoria. Quindi, vedete, abbiamo il feed massimo che potrebbe essere utile per il calcolo della potenza massima, ad esempio. Abbiamo la velocità massima del nostro mandrino, che in questo caso è 500 rpm. Chiaramente l'operatore può controllare. Bene, la mia macchina a 500 100 rpm non ci arriva, quindi bisogna cambiare qualcosa se non vogliamo spaccare tutto. Poi, ad esempio, abbiamo la distanza di taglio e abbiamo, ad esempio, anche la distanza percorsa in rapido. E poi, ovviamente, un tempo stimato di lavorazione. È chiaro che 34 minuti per fare un pezzo così semplice probabilmente sono troppi. Diciamo che avremmo potuto spingere molto di più sui parametri per ridurre i tempi di lavorazione. E poi, dicevo, una piccola descrizione di tutte le operazioni che andiamo a fare con l'utensile, quanto materiale andiamo ad asportare, il tipo di raffreddamento e questa serie di operazioni.
Benissimo, torniamo al nostro ambiente di CAM. Abbiamo detto Fusion, a quanto pare, non sono un esperto dell'ambiente CAM di Fusion, però a quanto pare, come vi ho fatto vedere, ancora non supporta le operazioni di tornitura, per cui dicevo passiamo a quelle di fresatura. Nelle prossime lezioni vedremo come generare questi percorsi. Per il momento vi faccio semplicemente vedere come esportare il G-code. Dicevo, il comando lo trovate in questo menu, si chiama post-process, che cioè prende le nostre operazioni che in questo momento possiamo vedere solo a schermo e le va a convertire in linguaggio macchina, il linguaggio macchina che utilizzano la maggior parte delle frese, torni e macchine laser di questo tipo è il cosiddetto G-code. G-code che tra l'altro avevamo già iniziato ad accennare per quanto riguarda le stampanti 3D. Anche le stampanti 3D, essendo tipicamente macchine cartesiane a tre assi, funzionano esattamente allo stesso modo, leggono esattamente lo stesso tipo di linguaggio. Benissimo, quindi che cosa dicevo? Questa di qui è la cartella di configurazione dove Fusion 360 sostanzialmente ha salvato tutte le impostazioni delle varie macchine. Se le andiamo a cambiare va a finire che, che tutte queste macchine già salvate con i settaggi ottimali dentro Fusion 360 non le riusciremo più a leggere. Ora, se la vostra macchina non compare tra queste, io vi consiglio di cercarne una il più generico possibile. Ad esempio, io ho visto che c'è... Tra queste ce ne sono alcune generiche, tipo vedete il generic GRBL potrebbe essere una buona opzione, oppure ho visto che c'era anche un Linux CNC che potrebbe fare al caso vostro. Questo perché magari alcuni produttori, ad esempio Siemens piuttosto che Fanuc, eccetera, eccetera, potrebbero avere dei comandi personalizzati e quindi generare un G-code, un gusto di G-code, che passatemi il termine, leggermente diverso che magari non viene interpretato correttamente da tutte le macchine. Quindi, ad esempio, io vi invito veramente a sceglierne una generica se la vostra, come probabilmente succederà, non comparirà tra di queste. Vedete, qui c'è anche il Linux CNC oppure un generico CAM di tipo Mac 3 potrebbe anche funzionare. Ad esempio, quella di tipo Mac 3. In questa opzione possiamo andare a salvare, insomma, a impostare la cartella di output, quindi dove il nostro programma verrà salvato. Poi possiamo andare a salvarlo con un nome, quindi in questo caso si chiama programma 1001, possiamo chiamarlo come ci pare, possiamo ovviamente aggiungere un commento, quindi prova YouTube, ad esempio, impostare le unità, ma di default tiene già quelle corrette, cioè quelle con le quali avete progettato sostanzialmente. Ecco, state attenti a non cambiare in inch, perché se state lavorando in millimetri, perché poi si sballa tutto, cioè la forza, il feed cambia tutto. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi Open MC File in Editor vuol dire che appena lo salviamo ci verrà aperto un programmino che si chiama Brackets, che tipicamente è incluso in Fusion 360, che sostanzialmente è un editor di testo che si utilizza ad esempio anche per quanto riguarda l'ambiente API per la programmazione e che ci permetterà una rapida revisione del nostro G-code. E poi qui a destra abbiamo tutta una serie di parametri che possiamo andare a customizzare e questi variano molto da macchina a macchina, cioè se io adesso ne vado a prendere un'altra, sono sicurissimo che ci saranno, magari alcuni parametri saranno gli stessi, ma ce ne saranno molti diversi. Per cui io adesso non riesco neanche, anche perché non avrei la capacità di andare a descrivervi tutti questi parametri per tutte queste macchine, permettono sostanzialmente di andare a modificare leggermente il G-code. Ad esempio, permette i movimenti elicoidali, io ritengo che sia un particolare tipo di G-code che va a spiegare alla nostra fresa come muoversi in maniera elicoidale e ritengo che questo percorso elicoidale non sia generato con tanti segmenti, ma sia semplicemente una funzione che le spieghi come abbassarsi. Però non ne sono sicurissimo, prendete quello che vi sto dicendo su questa parte di customizzazione con le pinze, comunque vedete abbiamo tutta una serie di parametri. Francamente non ho le competenze per spiegarvi di che cosa si tratta. Diciamo che le mie competenze finivano prima della generazione del G-code. Ad esempio poi abbiamo la possibilità di usare i comandi particolari del G-code, quindi c'è il G28 e l'M6, che sono comandi del G-code, li possiamo disabilitare. Se volete vedere che cosa fanno, andate su Wikipedia, c'è una bellissima pagina con tutti i comandi del G-code, andate a vedere a quale comando corrisponde e quale codice.
Benissimo, allora ipotizziamo di aver customizzato tutto, purtroppo non vi so essere più d'aiuto da questa parte, diamo post. A questo punto potremmo salvare il programma, quindi in questo caso PRG 1001, l'avevo già salvato, va bene, lo sovrascriviamo e vedete che adesso si apre appunto Brackets, che è questo editor di testo, che ci permette di visualizzare il G-code. Questi strani numeri che noi andiamo a vedere, altro non sono che i dati di posizione e di velocità e di feed della nostra fresa. Quindi tipicamente il grosso dei comandi appunto sono posizioni XY che vanno a spiegare alla mia fresa in quale posizione mettersi. E chiaramente da linea in linea queste coordinate cambiano perché la punta si sta spostando. A un certo punto, quando la nostra fresa avrà fatto tutto il primo strato, ci sarà sicuramente un comando Z qualcosa che permetterà alla fresa di abbassarsi ulteriormente e continuare le varie operazioni. Tra queste abbiamo poi ulteriori comandi, quindi ad esempio F800. Ritengo che sia qualcosa legato al feed, quindi credo che gli dia un feed di 800 per dire. E insomma, questo è il G-code sostanzialmente. Se volete andare a customizzare, ecco, vedete qui ci sono i comandi Z. Vedete che pian pianino l'asse Z si abbassa sempre di più per andare a fresare. Adesso non so bene come sia stata posizionata l'origine di questa operazione di fresatura, perché era tra gli esempi inclusi con Fusion 360. Comunque, questo è il G-code, funziona così. Ne avevamo già più o meno parlato anche per quanto riguarda l'operazione di fresatura di stampa 3D, sostanzialmente la stessa cosa. Anzi, il G-code delle stampe 3D di solito è anche un pochettino più complesso perché bisogna regolare anche bene la temperatura, velocità delle ventole e soprattutto l'estrusore. Mentre qui, tutto sommato, abbiamo la velocità del mandrino, il raffreddamento acceso o spento, ma sostanzialmente il grosso del G-code per le frese è di tipo posizionale. Benissimo, quindi voi che cosa fate? Prendete questo programma che voi avete già salvato sul computer, andate a dare save as, e lo esportate ad esempio su una SD piuttosto che su una porta seriale, lo passate alla macchina, poi vi spostate sulla vostra fresa, date invio e la macchina inizierà a lavorare. Se avete fatto le operazioni con accuratezza, non dovreste avere nessun problema e dovreste arrivare ad ottenere il pezzo finito. Se invece avete fatto le cose con poca accuratezza, quindi non avete dato molto peso alla parte teorica che abbiamo visto, rischiate veramente di rompere tutto perché le potenze in gioco in tornitura e in fresatura sono elevatissime e c'è anche un grosso rischio per la sicurezza anche solo dell'operatore. Quindi vi invito a stare molto attenti su queste cose. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video.